Buongiorno dal vostro homeless Gabriele May Leaves, il vostro senza tetto che si augura sempre di essere il vostro preferito, la persona che vive in strada preferita dagli italiani e anche dagli americani, mettiamoci un po' di storie dietro. Allora, di cosa parliamo oggi? Intanto sono sulle retrovie della Biblioteca Lazzarini a Prato, stanno facendo, come vedete, dei lavori, dietro alle mie spalle c'è della gente in lontananza. Stanno facendo dei lavori sia qua che da questa parte. Stanno facendo, almeno da questa parte, un piccolo giardino. Prima era tutto cemento, ora fanno tutto giardino. Chissà perché. Io avrei preferito il cemento, perché insomma di parchi ce n'è tanti a Prato. E cedere col cemento non è il massimo. Oggi voglio parlarvi di una soluzione. Una soluzione, secondo me, che io ho adoperato nel corso degli anni quando ero giovane e che adopero tutt'oggi, che voi ci crediate o meno. È una soluzione anche alla depressione, perché vi aiuta a stare bene. Io soffro di depressione, soffro di disturbo bipolare, sono schizofrenico. Non per niente, sono invalido civile. Ma detto questo, andiamo alla soluzione. Che cosa ci offri Homeless come soluzione? Gabriele May Leaves, che cosa ci offri come soluzione per la depressione? Che la depressione è un esempio, ma serve fondamentalmente al vostro benessere mentale, emotivo, spirituale. E che cosa ci offri? L'avete visto voi il film Sucker Punch? Sapete di che cosa tratta? Tratta di una ragazza a cui muore la madre, questa ragazza ha una sorellina, in cui il patrigno vorrebbe purtroppo abusare di lei e la molesta. Siamo all'inizio del Novecento negli Stati Uniti d'America e questa ragazza gli spara per autodifesa, lo ferisce, non lo uccide, però gli spara per autodifesa. Però il patrigno è malvagio, è cattivo. Allora fa rinchiudere questa ragazza in un ospedale psichiatrico per darle della pazza. Questa ragazza che cosa fa? Che cosa succede alla sua mente? Appena entra e vede gli orrori dei primi del Novecento in America, perché è una storia, è un film americano e si svolge in America, negli Stati Uniti d'America. Che cosa fa questa ragazza? Pensate, questa ragazza deve essere lobotomizzata. E appena entra in questo ospedale psichiatrico vede gli orrori della psichiatria, delle pratiche che usavano a quel tempo. E che cosa fa questa ragazza? Si immagina un mondo migliore. Sapete cosa si immagina? Si immagina di essere un guerriero. E il film prende spunto, viene tutto trattato come se lei fosse un guerriero della luce. È un film pieno di effetti speciali, è un film che viene trattato appunto come se lei fosse un guerriero della luce e che deve prendere 4 o 5, non mi ricordo, oggetti per poter fuggire dall'ospedale psichiatrico. E lei, nel mentre lotta per fuggire dall'ospedale psichiatrico, tutto il film si basa sul fatto che lei che sia un guerriero, sia una ragazza con una spada, con un mitragliatore. In realtà non ce l'ha, è un lavoro mentale che svolge lei, un lavoro mentale, emotivo, spirituale, dell'anima. Ma il film tratta proprio questo, dell'importanza a volte di vedere un mondo che non c'è per poterci vivere meglio. Io per dire, questo muro mi piace a me. Io cerco sempre di inquadrare cose buone che piacciono a me, però non sempre ce la fo. Però cerco sempre di inquadrare cose che piacciono, per farvi un esempio. Allora, che cosa vuoi dire, Gabriele? Se noi soffriamo di depressione o magari vogliamo darci un po' di carica emotiva, mentale, spirituale, dell'anima, che cosa dobbiamo fare? Dovete immaginarvi di essere in un altro mondo. Dovete sognare di essere in un altro mondo. Dovete illudervi di essere in un altro mondo.
questo era un tema che veniva trattato negli Stati Uniti d'America. Questa era la mia America, quella che ho vissuto io, con la gente che mi parlava, che mi spiegava come funzionava 30 anni fa in America. Scusate, per anche stare meglio con se stessi. Quindi ogni tanto vestitevi diversamente, come piace a voi, anche se gli altri non piace. Ma che ne so, mettetevi, se siete ragazzi, una gonna a quadrettoni, anfibi e una t-shirt bianca. Immaginate di essere una guerriera. Oppure mettetevi anche un paio di ciabatte normali, un paio di jeans e una camicetta azzurra, per immaginarvi di essere a passeggio sulla spiaggia, in un mondo, una spiaggia dove si vede non solo il sole e la luna, ma si vedono i pianeti, si vedono vicino. Guarda, guarda in alto verso il cielo. Là c'è Giove, lo vedi? No, non lo vedi, non c'è. Eppure c'è Giove, guarda. Guarda l'anello che avvolge Giove. Dovete fare così. Dovete fare così per stare bene. Vi posso assicurare che funziona. Non, ma lo dovete fare, io lo ripeto spesso. Non solo per gli altri, io vi dico fatelo anche per gli altri qualche volta, perché vi serve a voi, perché magari ne avete bisogno. Se ne avete bisogno, fatelo, ma fatelo anche per voi stessi. Fatelo anche per voi stessi. Starete sicuramente meglio. Io a volte mi immagino di essere un guerriero della luce, per fare un esempio che ho già fatto. Mi immagino di essere un santone guerriero. Mi immagino di essere ricco, quando vado in certi posti mi comporto da ricco, perché mi immagino di essere ricco e allora mi comporto da ricco, prendo per bene le posate, il tovagliolo, mi asciugo dolcemente la bocca dopo aver mangiato, sorseggio il tè come farebbero in Inghilterra o come facevano in Inghilterra nell'Ottocento, nell'epoca vittoriana. Io mi immedesimo in queste parti e vi posso assicurare che sto meglio, prendo una boccata di ossigeno. Ed è questo che vi suggerisco di fare a voi. Io vi posso assicurare che funziona. Voi forse non ci crederete, ma io vi dico che funziona. Vi farà passare dei momenti strepitosi, immaginarsi di essere qualcos'altro. È bellissimo. Questo è un sistema che usavano in America 30 anni fa, negli Stati Uniti d'America, United States of America. Ed era un sistema che funzionava. Certo, io lo so, ma ci sono delle problematiche che bisogna risolvere. Ma certo, ma nel mentre cerchi e non ce la fai, per prendere delle grandi boccate di ossigeno, puoi fare quello che ti ho spiegato. Poi ritorni magari nelle problematiche, ma puoi fare quello che ti ho spiegato. Vi posso assicurare che funziona. Bene, questo è tutto. Ditemi cosa ne pensate. Il vostro homeless vi saluta, il vostro Gabriele May Lives, la vita di Gabriele May, che spera sempre un giorno di diventare ricco e famoso, ma che mi sa che quel giorno è lontano. Ciao ragazzi.